Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Io mi chiamo Nazareno e per chi non mi conosce sono un industrial designer. Oggi parleremo di un progetto sviluppato da pochissimo che è stato sviluppato per i nuovi AirTag della Apple. L'AirTag della Apple, come ben sapete, sono semplicemente dei trasmettitori Bluetooth che attraverso il Bluetooth riescono a rintracciare gli oggetti. Per questa tipologia di prodotto sono stati sviluppati diversi accessori. Questi accessori sono di solito dei portachiavi. Il portachiave per sua natura ha un gancetto e va appeso su qualche altra cosa. Ragionando su questo ho fatto una ricerca. Una ricerca per capire prima di tutto quali sono gli oggetti che ci perdiamo di più. Gli oggetti che ci perdiamo di più sono il telefonino e il portafogli. Allora ho detto: dove lo metto questo nel portafogli? È scomodo, perché se lo vado a inserire all'interno si perde, devo andare a trovare dove sta, nel posto per le carte comunque si perde lo stesso. Allora che cosa ho ideato? Ho ideato una card dove all'interno andare a inserire proprio questo AirTag. Questa card è fatta di un materiale semirigido che è del feltro e poi un materiale più premium che è della pelle. La pelle che cosa dona? Dona soprattutto esclusività alla card, ma fa sì anche che a seconda di come è stata incollata sulla superficie fa un effetto bombato, e questo a me piaceva molto. Questa in pratica può essere messa all'interno di un portafogli e occupa uno spazio minimo, ma potete mettere all'interno del portafogli come all'interno di un borsellino da donna o una borsa, la troverete molto più facilmente. Perché non creare un portafogli dedicato? Quindi un portafogli dove l'AirTag vada al suo interno e abbia un posto dedicato per questo. Infatti ho creato questo portafogli. Questo portafogli, come nella card precedente, ha un posto al suo interno e quindi l'AirTag viene messo comodamente. Come nasce un progetto? Un progetto nasce prima di tutto da un disegno 2D, da uno schizzo. In questo particolare progetto sono partito da uno schizzo a mano libera, poi ho effettuato uno sketch più dettagliato con un programma che si chiama Procreate. È un programma disponibile su iPad e serve proprio per fare dei disegni. Può servire benissimo a un designer, come a un grafico, o come semplicemente a chi si diletta nel disegno. Per questo particolare prodotto non ho fatto un disegno 3D. Perché? Perché non serviva. Perché disegnando un oggetto così semplice e soprattutto dove il materiale è la fa da padrone, ho cercato di capire come quel materiale potesse reagire. E quindi un 3D non avrebbe avuto molto senso, perché spesso il progettista cosa fa? O anche gli studenti, parte subito disegnando al computer, però non è sempre giusto, perché il computer, se non lo sai adoperare in maniera corretta, fa quello che vuole lui, non quello che vuoi tu. Quindi dopo il disegno 2D ho disegnato sempre in 2D, ma al CAD, le linee di taglio per il materiale, e ho fatto il primo prototipo. Ho fatto il primo prototipo con la mia macchina taglio laser e ho ideato il prodotto che vedete. Questo va ancora migliorato, vanno fatte le cuciture interne e vanno ancora magari migliorati alcuni spessori, però secondo me è un progetto interessante e sono una serie di due prodotti che secondo me possano funzionare. Spero che questo contenuto vi sia piaciuto. Se è così, mettete un like al video, iscrivetevi al canale qui sotto e commentate se avete delle domande, oppure se avete magari dei video da proporre, dei contenuti che vi piacerebbe vedere sul canale. Vi saluto e buon design a tutti!